Rode TV Italia, è con Imma Pirone, ballerina di Made in Sud. Imma, vorremmo farti tante domande. Sì. Allora, la prima è, sei fidanzata? Sì. Ah, vabbè, allora mi dispiace, chiudiamo. Imma, scherzi a parte, raccontaci un po' della tua esperienza di Made in Sud, un'esperienza importante, sì, tra l'altro di grande successo, forse al di là delle aspettative. Come stai vivendo questo momento? Beh, questo momento lo sto vivendo benissimo perché siamo come una grande famiglia e i comici e i conduttori sono fantastici, loro sono così, sono spontanei, sono simpatici, con le loro battute ci mantengono sempre in allegria. Senti Imma, ma da quanto tempo sei a Made in Sud? Questo è il secondo anno. E guardi già avanti, pensi al dopo, come stai vivendo questo momento così particolare? Questo momento così particolare lo sto vivendo bene. Nel frattempo sto anche studiando recitazione perché quella è la mia passione e spero che domani riesca a realizzare il mio sogno. Con quale attore vorresti lavorare? Domanda classica. Con Renato Volta di Rode TV, no? Vabbè, ce ne sono più di uno. Importante? Tipo Raul Bova, De Sica e tanti altri grandi. Un'ultima domanda, Imma, tu sei napoletana e dalle nostre parti è più difficile emergere, no? Gli artisti bravi napoletani devono fare tanta fatica, molte volte devono andare al nord, invece Made in Sud è stata un'occasione per tanti bravissimi e bellissimi artisti napoletani di affermarsi nella loro terra. Sì, infatti il programma che sta andando bene e sta andando fortuna anche a chi ci lavora e quindi spero che va avanti ancora diventa ancora più grande. Benissimo Imma, noi ti diciamo in bocca al lupo, complimenti perché da vicino sei ancora più bella se possibile e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a tutti, ciao. Siamo con Pio Russo, speaker di Radio Club 91, quindi ora giochiamo in casa, ma anche cabarettista. Pio, ho saputo che tu sei multiforme e versatile. Sì, esatto, sono multifunzione più che altro. Multitasking. Multitasking, esatto, in realtà vengo dal cabaret, poi sono stato promosso conduttore. Ah, perché il cabaret è un'anticamera della conduzione? No, nel senso che io ho cominciato come spalla comica in una trasmissione di un'altra radio concorrente, poi sono stato chiamato a Club 91, dopodiché mi hanno fortunatamente promosso conduttore, anche perché mi vanto un po', io sono autore di tutto quello che faccio. Che molti cabarettisti e molti speaker invece non lo sono, è sicuramente un valore aggiunto questo, no? Creare i propri testi. Sì, assolutamente, io poi ho avuto un grande maestro che è Rosario Verde, non so se ricordi Sasamen di Tele Garibaldi, mitico, attuale, mitico Sasamen, attuale collega a Radio Club 91, quindi io mi definisco indegnamente collega sia per lo speakeraggio sia per la comicità. Un altro mio maestro che saluto è stato Lucio Ciotola, quindi loro sono stati, mi hanno installato su questa strada, scusatemi il gioco di parole. E poi la radio è sempre stata una passione che ho avuto fin da bambino e ho avuto la fortuna che sia diventato poi il mio lavoro. Senti Pio, ma ecco, lo so che a freddo è difficile, ma qualcosina al volo del tuo repertorio di cabarettista ce la puoi fare? Ce la puoi regalare una pillola? Mi cogli impreparato. Io ho fatto il direttore, lo sa, svariati personaggi. Attenzione che c'è il direttore. Sì, infatti, quindi evito di fare brutte figure davanti al direttore. No, no, assolutamente, Pio Russo è uno di noi, voglio dire che insomma è... Sì, il direttore mi manda 100 messaggi al giorno dicendo Pio Russo è uno di noi. E qui è tutta colpa insomma delle compagnie telefoniche che hanno fatto queste offerte che ti danno 100, 200, 500 messaggi. Uno come le deve consumare? Mandando tutti 7-8 volte al giorno, dando quello è in memoria, parte automaticamente questo messo Pio Russo, uno di noi, così per aumentare la sua autostima. Ma lo possiamo dire pure noi di Rode TV, Pio Russo uno di noi? Assolutamente. Non ti ingelosisci? Assolutamente no, anzi se volete Pio Russo è sul mercato, amici di Rode TV, noi il cartellino insomma ve lo possiamo facilmente cedere, insomma. Ho il prestito da gennaio, diciamo. Al mercato di gennaio. Assolutamente sì, però ovviamente Pio Russo è molto molto prezioso, per cui almeno ci vogliono almeno 30 euro ecco per prenderlo. Facciamo 35, direttore. Il caro Pio, 35 euro e 20 sms. Esatto. Ovviamente sta parlando di 35 euro al minuto, ovviamente. Sì. Giusto, direttore? Assolutamente sì, viva Pio Russo, insomma, e che ringraziamo il Dio che ce l'ha donato. L'ultima cosa, visto che io gli ho chiesto di improvvisarci un
una pillola del tuo repertorio, esatto, di cabarettisti. Pietro, glielo dici tu, magari diamo anche un minimo di preparazione. Ok, Pio ti ordino di improvvisare, fai il miglior personaggio del tuo repertorio. Vai. Qual è il pesce più veloce al mondo? Il pesce lampo. No, il tonno insuperabile. Ecco, io stenderei un velo pietoso e la chiuderei qui. Senti, io da 30 scenderei a 10 euro al minuto. Assolutamente no? Sì, insomma, va bene così, Pio, altrimenti qua perdiamo pure i 10 euro. Abbiamo improvvisato un grande numero col direttore, dai. Bellissimo. A parte scherzi, è carina questa cosa, complimenti. Grazie. Tonno insuperabile. Tonno insuperabile. Complimenti anche a lei. Però dopo ce la regali qualche altra chicca passando? Dopo. Sì, dopo passando vi regalerò qualcosa. Grazie a Pio Russo di essere stato nostro ospite, simpatico e brillante come sempre. Grazie Pio. Grazie a voi.